al di là e al di sopra dell'umana pietas, e questo per carità non si discute, ma nei miei libri la posizione è sempre stata chiara, perché è una posizione diversa. Io chiedo scusa a tutti quanti, ma la mia è una posizione assolutamente ciascuno diversa. Ciascuno può dire quello che vuole. Dal 1943 in poi, dal dettato di Cassibile, perché è quello, c'è la spada di Damocle su tutto quello che è nazione, ma insomma, diciamo questo Stato, che non è uno Stato italiano. C'è l'articolo 16, ancora oggi secretato, che ha consta di due parti che non sono visibili in Italia, in Inghilterra sì, perché li hanno desecretate. La prima parte che dice che noi italiani siamo sotto il protettorato inglese per la politica estera, non possiamo fare diversamente. Seconda parte, che tutte quelle persone che hanno aiutato gli alleati dal 43 al 46 hanno un'amnistia ad libitum per loro e per i loro figli, e sappiamo chi sono in Italia tutti questi personaggi. È chiaro che chi fa il Presidente del Consiglio in Italia, comunque il Ministro degli Esteri d'Italia, lo fa sub condizione, non può farlo diversamente, può soltanto fare quello. La mafia è stata messa a capo di alcuni comuni, di tante prefetture, poi qualcuno più bravo è stato montato a Roma e continua a stare a Roma. E questo perché? Perché è sotto la l'egida di questo potere sovranazionale. Quando si va all'estero e si fanno alcune cose, in Italia non è possibile se non ci sta l'ok della Casa Bianca, per capirsi, e della City, per capirsi ancora meglio. E allora pensare che Berlusconi abbia fatto nel bene e nel male quello che ha fatto, e che l'ha fatto ex sponte, non è possibile. Non è possibile per lui, come non è stato possibile per gli altri. Chi ci ha provato? Ad esempio l'onorevole Aldo Moro, abbiamo visto che fine ha fatto. Non si può e non si deve. Un'ultima cosa, riferito a quel messaggio che avete dato. L'orgoglio. C'è un orgoglio, per forza. Ci stanno due immagini che danno la dimensione di quello che era Berlusconi. L'abbraccio con George Bush, che non era che amico di Putin, era amico di George Bush, che gli ha detto vai a fare l'accordo con Putin e portiamo la pratica di mare. Poi c'era l'abbraccio con Sarkozy, in pochi sanno che Sarkozy faceva l'avvocato e che è stato l'avvocato di Berlusconi nella vicenda La Seng in Francia. Avete dato delle immagini, forse non ce l'avete messe così, però erano due forti, per chi conosce la storia d'Italia, quella vera, non quella che si mette sui giornali, vabbè, parliamo. Non la propaganda, insomma. Quelle sono immagini forti. Quella dice quello cos'è stata l'Italia e cos'è oggi l'Italia. Dal 92 in poi bisognava cambiare tutto perché i partiti non servivano più. Perché non bisognava più pagare le tangenti, perché i partiti perdevano le tangenti. Allora mettiamo 5 segretari, 6 segretari di partito che determinano il Parlamento. E questo è successo. Bene. Ci lamentiamo? Perché? Chi ha scritto la Costituzione italiana? Chi ha dettato la Costituzione italiana? Non certamente. L'Assemblea Costituente. Noi siamo dal 43 un paese occupato, non liberato. E smettiamolo di dire, parliamo di liberazione. Ma noi festeggiamo il 25 aprile, quando Mussolini è stato ucciso il 28 aprile. Cos'è il 25? Quale data è simbolica del 25 aprile? Beh, ve la dico io. Andate a vedere quando è stato fondato l'ONU, il 25 aprile del 45. Stiamo festeggiando questo? Benissimo, festeggiamo. Ditelo. Ma non è la liberazione. Ditelo. Diciamo, a Michel Mayer, che era il capostipite dei Rothschild, disse, i Rothschild sono ancora oggi, non mi importa chi comanda, mi interessa chi batte la moneta, e io voglio battere la moneta, significherà qualcosa, esatto. Noi oggi non siamo proprietari della nostra moneta, siamo proprietari di nulla, giochiamo con il copyright. Proposito.